In generale, quali interventi prevedete per favorire la mobilità sostenibile, in particolare la ciclabilità in Piemonte? Oltre agli interventi sulla ferrovia e sulle metropolitane che stiamo portando avanti, anche riattivando linee che erano state sospese, ad esempio la Pinerolo-Torre Pedice che dovrebbe entrare in funzione con l'assegnazione al vincitore del servizio ferroviario metropolitano di Torino, abbiamo definito un bando dal valore di circa 19 milioni di euro che credo sarà molto importante attraverso la definizione di priorità di intervento per consegnare, mettere i comuni in condizioni di definire dei veri e propri percorsi integrati che garantiscano in ogni città del Piemonte una rete ciclabile che sia funzionale e sicura. In Europa e ora anche in alcune regioni italiane, il cicloturismo attira italiani e stranieri, crea occupazione ed è economicamente molto significativo. Cosa intendete fare per favorirlo in Piemonte? Ma intanto bisogna potenziare la rete ciclabile nei luoghi turistici, per esempio lungo il Lago Maggiore, per esempio quella su cui abbiamo fin dall'inizio lavorato, che è il collegamento, il cosiddetto progetto Vento, cioè il collegamento fra Torino, Milano, Venezia, lungo l'asse del Po sostanzialmente. E poi altri interventi che si rendono necessari per, ripeto, definire prima le infrastrutture, cioè le piste ciclabili sicure per poter visitare i luoghi più belli della nostra regione. Poi vi è sicuramente da potenziare il sistema di trasporto di bicicletta, sia sugli autobus, sia sui treni, sia sui battelli. Sono, diciamo, cose molto apprezzate, sono elementi di attrazione in particolare per il turismo europeo. Ci stiamo muovendo in questa direzione, tutti i treni di nuova ordinazione che abbiamo fatto, già concordate tra l'altro proprio con l'associazione, la vostra associazione, abbiamo concordato i nuovi spazi per le biciclette sui treni e ovviamente questo prevederà un farsi carico della regione del minor ricavo per le ferrovie, immagino, ma tuttavia è una direzione sulla quale stiamo marciando. Analogamente sugli autobus, sui nuovi bandi per gli autobus di nuova generazione, saranno previsti gli spazi per il trasporto al seguito delle biciclette. Nel nord Europa la mobilità urbana su auto e moto private è il 30% del totale, mentre il 70% consiste in spostamenti su mezzi pubblici, in bici e a piedi. Come fare a portare il Piemonte in Europa? Beh, io credo che si tratti intanto di privilegiare lo spostamento su rotaia, sia a livello internazionale, questo l'ho già detto, sia a livello regionale e sia a livello metropolitano, perché la ferrovia inquina meno ed è anche più funzionale della strada. Poi occorre intervenire per potenziare, e anche questo l'ho già accennato, perché si tratta di un bando da 19 milioni a livello regionale per potenziare le reti ciclabili sicure, che sono una condizione essenziale perché si possa usare la bicicletta, diciamo, anche in spostamenti non solo di brevissimo raggio in modo funzionale, comodo e soprattutto, ripeto, sicuro. E poi naturalmente bisogna anche migliorare, rigenerare i centri urbani, cioè bisogna, se si vuole favorire anche gli spostamenti a piedi, bisogna che crescano le aree di pedonalizzazione, non solo nei centri storici, ma anche nei centri di aree periferiche e semiperiferiche. Quindi ci sono una serie di interventi che devono essere portati avanti tutti assieme. Diverse città del Piemonte sono tra le più inquinate d'Italia. Cosa intendete fare per cambiare questa situazione? Ma il tema dell'inquinamento è sicuramente un tema che tra l'altro è anche reso più serio, complesso nella nostra regione dalle condizioni particolari di tipo meteorologico, la vicinanza con le montagne, la chiusura in certe stagioni dell'anno. Quindi dobbiamo fare interventi ancora più, diciamo, per certi aspetti rigorosi. Abbiamo con le altre quattro regioni padane definito ormai 2 anni fa il piano d'area padana che detta le linee di intervento. Si tratta di intervenire su più piani, sul miglioramento della qualità dell'aria e qui io credo che gli sforzi che si fanno a livello regionale anche per incentivare la sostituzione dei motori con motori di ultima generazione non sia sufficiente perché sono troppo poche le risorse che riusciamo a mettere in campo, bisognerebbe riuscire a fare uno sforzo sinergico con le altre regioni e con il governo per mettere sul campo
una massiccia dose di risorse che consentano davvero di rendere appetibile la un sistema di incentivi per cambiare, sia per chi usa il mezzo per lavoro prima di tutto e poi per chi lo usa per spostamenti, per cambiare il sistema di motori. Poi ho già detto, investire sui sistemi ferroviari, di trasporto ferroviario a ogni livello, le biciclette, le pedonalizzazioni, senza dimenticare poi che l'inquinamento è anche causato da altri fattori, ad esempio l'inquinamento da riscaldamento, è un tema che nella città di Torino negli ultimi paio di decenni si è ridotto perché il teleriscaldamento è avanzato, bisogna andare avanti su questa strada e bisogna andare avanti anche su un piano utilizzando i fondi europei, cose che abbiamo cominciato a fare ma che dovremmo fare con più determinazione e più massicciamente nella prossima programmazione dei fondi per efficientare dal punto di vista energetico non soltanto gli immobili ad uso lavorativo, gli immobili pubblici, ma anche interi quartieri ad uso privato, ad esempio partendo dai grandi agglomerati di edilizia pubblica, per fare solo un esempio, perché lì c'è uno spazio di miglioramento come efficientamento energetico, come miglioramento delle prestazioni per riscaldare e raffreddare, che può offrire oltretutto anche molto lavoro al settore della piccola e media edilizia e dell'artigianato.